Una sfida senza via d'uscita, se non quella che porta a due punti in classifica. Poche parole a disposizione di Guerriere Malo e Ariosto Ferrara, che oggi proveranno a muovere quasi disperatamente la propria classifica, perché entrambe le squadre fin qui le hanno perse tutte e dunque muovere la graduatoria diventa una boccata d'ossigeno a pieni polmoni. Amici di Eleven Sports, le immagini vi giungono dal Paradeleda di Malo. Alberto Braglioni al microfono, Alberto Mendo alla telecamera, per raccontarvi e mostrarvi il match tra Guerriere Malo e Ariosto Ferrara, un autentico bivio stagionale per entrambe le squadre, perché al termine dei 60 minuti una delle due esploderà di gioia mentre l'altra vedrà aprirsi il baratro alle proprie spalle, il tutto a meno ovviamente di una divisione della posta in palio grazie ad un pareggio. Andiamo a leggere velocemente i roster delle squadre che scenderanno in campo. Partiamo dall'Ariosto Ferrara in campo con la numero 1 Gabriella Vitale, numero 6 Chiara Ferrara, numero 8 Angelica Manfredini, numero 9 Mariana Tanic, numero 10 Martina Crosta, numero 12 Marta Viloslada, numero 13 Martina De Santis, numero 14 Martina Lobiundo, numero 17 Luciana Fabbricatore, numero 24 Fernanda Marrocchi Ongai, numero 29 Elena Angelini, numero 44 Marito Mova, numero 68 Aurora Gianni e il numero 77 capitano Katia Soglietti, tecnico Carlos Britos. Guerriere Malo invece in campo con la numero 7 Giorgia Dallefusine, capitano, numero 9 Arianna Peruzzo, numero 11 Andrea Caretta, numero 13 Melanie Young, numero 15 Daria Lain, numero 16 Von Diulgerova, numero 17 Anna Pozzer, numero 18 Jovana Bijevac, numero 21 Nina Buna, numero 22 Marta Pozzer, numero 27 Chiara Bernardelle, numero 37 Arianna Moretto, numero 38 Chiara Fabris, numero 77 Micaela Barresi, numero 90 Giulia Zambon, il numero 98 Giulia Preto, tecnico Rodrigo Sabino. Arbitrano l'incontro i signori Cardaci e Tilaro, che fra pochi istanti daranno il via a questo match che inizia proprio in questo momento con le Guerriere Malo che attaccano dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi in maglia blu, Ferrara invece che difende in tenuta fucsia shock. Malo in campo con starting seven composto da Bijevac, Lain, Dallefusine, Barresi, Bernardelle, Marta Pozzer, con in porta Diulgerova. Ariosto Ferrara invece in campo con Viloslada, Tanic, Marrocchi, Fabbricatore, Tomova, Crosta e Capitan Soglietti. Manovra Dallefusine, il primo pallone del match per Malo, non riesce a raccoglierlo Marta Pozzer, dunque può andare in seconda fase all'Ariosto Ferrara. Tanic si alza in fila alla sinistra di Diulgerova. Prima rete del match la mette a segno Mariana Tanic. Scontro salvezza oggi a tutti gli effetti, perché entrambe le squadre devono ancora vincere una gara sul campo. Le Guerriere Malo possono contare su due punti in classifica, ma solamente grazie a una vittoria a tavolino. Invece Ariosto Ferrara, che sta percorrendo un cammino ben al di sotto di qualsiasi aspettativa, mentre intanto Tomova si fa intercettare la conclusione da Diulgerova. Dicevamo del cammino ampiamente sottotono dell'Ariosto Ferrara, che ha raccolto nulla in questo inizio di stagione e ha messo veramente a repentaglio gli obiettivi, se non li ha già drasticamente cambiati, per la formazione emiliana, che puntava ad un campionato sicuramente da protagonista con tante giocatrici di talento. Una squadra però che è entrata in un loop negativo nelle prime sei giornate, ha rischiato di fare punti contro Bressanone alla prima e poi sono invece arrivate solamente sconfitte. Dunque oggi si gioca gran parte della propria stagione l'Ariosto Ferrara. Intanto raccoglie Barresi, c'è la parata di Viloslada, il 7 metri però fischiato causa difesa in area di Katia Soglietti, dunque si andrà dalla linea. Dallefusine contro Viloslada, il tiro di Dallefusine che però non inquadra lo specchio della porta, fallisce l'occasione più ghiotta per pareggiare la formazione di casa e dunque pallone di nuovo nelle mani dell'Ariosto Ferrara. Crosta da centrale, Tanic a destra, Tomova a sinistra,
scambiano i tre terzini dell'Ariosto Ferrara. Servizio per Soglietti, la volante per Marrocchi, grandissima soluzione dell'Ariosto Ferrara, la alza Soglietti, la chiude Ferrara Marrocchi, seconda rete per Ferrara. Ha bozzato un tentativo in velocità Malo, senza però trovare una via libera da percorrere, dunque riparte ragionando la formazione di Sabino, là in dalle fusine. La parata di Viloslada e dunque ancora pallone che torna nelle mani di Ferrara. Tomova, Tanic, servita a Fabbricatore, ancora Tanic, finta di tiro, va da Tomova che però trova la parata di Giulgarova, trova però anche il fischio degli arbitri che dunque permette a Ferrara di rimanere con il pallone tra le mani. Imposta Tanic in cabina di regia. Tomova si infila tra primo e secondo. Tomova, 7 metri, causa fallo di Jovan Abijevac che si guadagna un cartellino giallo. Sette metri dunque ora anche per l'Ariosto Ferrara. L'aveva fallito dalle fusine da una parte, vediamo se Tomova va a realizzare. Sì, lo fa Mari Tomova, terza rete per Ferrara. Prova a schiacciarsi sui 6 metri le guerriere Malo per trovare uno spiraglio che però non c'è, dunque si torna dai 12 metri con Barresi questa volta in cabina di regia. Dalle fusine, scarico per Barresi, colpito al volto Micaela Barresi, arriverà un 2 minuti ai danni di Fernanda Marrocchi. Esclusione, la prima del match ai danni di Fernanda Marrocchi e dunque opportunità per le guerriere di attaccare per i prossimi 2 minuti in superiorità numerica e dunque opportunità per sbloccarsi anche nel punteggio del match. Dalle fusine, Barresi voleva andare per un attimo in angolo da Bernardelle, c'è la parata di Viloslada, Bernardelle che però raccoglie il pallone, è fortunata la formazione di casa perché Viloslada aveva fatto un'ottima parata, pallone che però è tornato nelle mani maladensi che dunque di nuovo attaccano con la giocatrice in più. Barresi si fa spazio tra le maglie rosa, balla da Bijevac che però ancora non inquadra i pali di Viloslada e dunque l'Ariosto Ferrara ora manovrerà con tutta la calma del mondo per guadagnare tempo, è rafforzata nel morale anche da questa azione che non ha portato frutti per le guerriere Malo. Tomova, Tanic, crosta ancora da Tanic, Tomova uno contro uno con Barresi, si va da crosta, fallo 9 metri. Tomova, Tanic di nuovo verso il centro, anzi no, Tanic fa tutto lei da sola, si guadagna un 7 metri. Mariana Tanic aveva fintato di andare di nuovo da Tomova, invece è andata ad attaccare prepotentemente la 6-0 di Malo, guadagnandosi un 7 metri, ancora Tomova dalla linea. Questa volta però la palla non entra perché colpisce il palo Mari Tomova. E dunque pallone che ritorna nelle mani di Malo, che ora prova ad attaccare in velocità dalle fusine. Si ferma per un attimo però perché deve tornare verso il centro da una compagna. Ancora dalle fusine. Carico per Marta Pozzer, braccata da Crosta, 2 minuti per Martina Crosta. Doppia inferiorità numerica per l'Ariosto Ferrara, anche se Marrocchi verosimilmente rientrerà fra pochi istanti. Eccola appunto, rientra immediatamente, quindi singola inferiorità numerica per l'Ariosto Ferrara. Entra Anna Pozzer da centrale.
dalle fusine in angolo dalla in, andata lì proprio per tirare dall'ala destra ma con il suo mancino e trovare la prima rete per le guerriere Malo. La segna Ilaria Lain. È uscita Bijevac intanto per far spazio appunto alla In, che ha potuto beneficiare delle maglie larghe della Riosto Ferrara in inferiorità numerica per trovare lo spazio per andare a infilare Viloslada. Fabbricatore Marrocchi. Ferrara ora manovra per il nuovo più 3. Tomova strattonata da Anna Pozzarella In. Si tornerà dai 9. Tomova. Tanic, uno contro uno con Barresi, si libera per un attimo Tanic, Barresi recupera la marcatura in extremis riportando Ferrara dai 9. Ancora Tomova, grande cambio di direzione di Mari Tomova che sbaglia la cosa più semplice, cioè il tiro in porta dai 6 metri. Secondo gli arbitri però c'è anche un tocco alle spalle della numero 44 e dunque 7 metri questa volta ci andrà Soglietti dalla riga, perché Tomova ha fallito in precedenza. Va Cata Soglietti, è sfortunata sicuramente il capitano della Riosto Ferrara perché colpisce entrambi i pali, probabilmente ci ha messo anche una pezza di Ulgarova. Poco cambia però perché le guerriere sono già dall'altra parte per il meno 1. Marta Pozzer lotta contro Fabbricatore, non riesce a trovare il modo di girarsi e di divincolarsi della marcatura di Luciana Fabbricatore. Ancora 9 metri per Malo dunque con la palla del meno 1. Barresi in angolo da Bernardelle, non c'è spazio dunque ancora lontana dalla porta Malo. Dalle fusine ristabilita intanto la parità numerica in angolo dalla in, Viloslada con un piede, palla che però esce dalla linea lunga del campo e dunque pallone ancora di nuovo nelle mani delle guerriere Malo. Ariosto Ferrara che ora può difendere con tutte le giocatrici a disposizione. La in dalle fusine in doppio appoggio centra praticamente Fabbricatore, dunque palla di nuovo per Ferrara, non c'è intesa tra Viloslada e le compagne, in qualche modo però la palla arriva a Fabbricatore che segna il quarto gol per Ferrara, più 3 Ariosto Ferrara. Time out di Rodrigo Sabino, 9 minuti 43 secondi, sicuramente non fortunate le guerriere in questa circostanza perché è stato un rimpallo che ha beneficiato, ha portato beneficio appunto alla Riosto Ferrara. Chiaramente però le guerriere sono colpevoli di aver fallito molte occasioni davanti a Viloslada in questi primi 10 minuti scarsi del primo tempo. Un solo gol sicuramente troppo poco per le guerriere in questo avvio di gara. Guerriere che in attacco sicuramente stanno dimostrando grandi difficoltà in questo campionato. Peggior attacco quello delle guerriere Malo queste prime 6 partite. Squadra di nuovo in campo dopo il minuto di sospensione chiamato da Rodrigo Sabino. Le guerriere ora di nuovo a manovrare con Anna Pozzer da centrale, dalle fusine a destra e Barresi a sinistra, ancora la in sull'ala destra. Anna Pozzer, Barresi, Anna Pozzer per la sorella Marta, dalle fusine prova a trovare uno spazio, va a smarcare Bernardelle, ancora una volta la palla però che non inquadra i pali di Viglioslada. Guerriere che fanno fatica a trovare il gol e faticano proprio a trovare i pali del portiere della Riosto Ferrara. Sicuramente l'aspetto da registrare in questo avvio di match per la formazione di Sabino. Crosta, Fabbricatore, veloci gli scambi, palla per Soglietti che però non può andare ad attaccare, dunque palla di nuovo da Crosta, si infila tra prima e seconda, 7 metri palese per la Riosto Ferrara e 2 minuti per la in. Ancora una volta dai 7 metri Ferrara. Ancora con Soglietti.
Rete di Katia Soglietti, 5 le reti di Ferrara, una invece quella delle guerriere Malo. Entra Buna intanto al posto di Marta Pozzer, manovrerà senza pivot le guerriere Malo di Sabino. In inferiorità numerica in questa circostanza. Buna, Anna Pozzer e dalle Fusine. Barresi, Buna, si alza dai 9, il muro di Fabbricatore, palla che esce dalla linea di fondo campo e dunque si riparte dall'angolo. Buna, sotto passivo Malo, Buna ancora, palla per dalle Fusine, il tiro di dalle Fusine ci mette 2-3 pezze, Viglioslada riesce a fare però la cosa che più conta, cioè tenerla fuori dalla linea di porta. Intanto dopo dall'altra parte Tomova prova ad attaccare in velocità, trovando il fallo ai 9 metri. In qualche modo Viglioslada ha mantenuto ancora una volta inviolata la propria porta. Crosta, Tanic, Tomova, scarico per Marrocchi, 7 metri conquistato da Fernanda Marrocchi che si è posizionata splendidamente sulla linea dei 6 metri, conquistandosi il fallo, il nuovo 7 metri, l'ennesimo per Ferrara. Soglietti ancora dalla linea, la parata di Diulgherova questa volta però. Para Diulgherova e dunque pallone che torna nelle mani delle guerriere. Mentre sta per rientrare la In, che rientra proprio in questo istante. Anna Pozzer, scarico per Barresi da pivot, la contiene ottimamente Fabbricatore. Anna Pozzer, ancora una volta per Barresi, scontro tra le due giocatrici che entrano in collisione testa contro testa. Immediato lo stop del timer da parte degli arbitri. Scontro fortuito ma sicuramente molto molto doloroso tra le due giocatrici di origini argentine. Si è rialzata Fabbricatore, Barresi invece sembra quella che ha avuto la peggio in questo scontro di gioco. Si rialza Barresi, instabile però, dovrà sicuramente accomodarsi in panchina per tornare sulla retta via. Pronto a entrare Young intanto. Si riprende a giocare. Anna Pozzer dalle Fusine, ancora dal 17. Buna dalle Fusine, in doppio appoggio ancora una volta il muro di Ferrara è vincente. Crosta scappa in contropiede, inseguita da mezza squadra delle guerriere Malo, non la prendono. Martina Crosta saluta tutti e va a segnare la rete del più 5 per Ferrara. Ancora Anna Pozzer, dalle Fusine Buna. Ottimo il servizio di Buna per Young, che però anche lei difetta nella conclusione. Ancora una volta Viglioslada. Servizio praticamente impossibile questo per Marrocchi. E dunque palla riconquistata dalle guerriere Malo, però per un attimo, perché Tomova intercetta il lancio lungo di Dulgherova per la In. Si corre al palla dell'Edda. Tomova già dall'altra parte. Ancora una volta un servizio impossibile da prendere per Marrocchi, che forse ha subito fallo. Gli arbitri lasciano proseguire. Ancora una volta il lancio lungo. Ancora una volta
non intercettato, non il miglior sprazzo di pallamano che si sia mai visto questo. Fatto sta che protestano tutti, mentre Crosta sbaglia anche lei nella conclusione. Un altro lancio lungo, la in è rimasta dall'altra parte, fase concitata, Bernardelle dai 6 metri contro Villoslada, spezza digiuno, le guerriere Malo tornano a segnare dai padroni di casa, seconda rete delle guerriere, la segna Chiara Bernardelle. La in a uomo intanto sotto Mova, fase a dir poco confusa per usare un eufemismo. Ne è uscita però la formazione di casa con un gol che mancava ormai veramente da un'infinità. Tanic punta Buna, prova a scavalcarla, tiene bene in difesa Nina Buna. Young affrontata da Soglietti, 9 metri. Frastuono incredibile al Paladeledda per una sfida dall'altissimo tasso di tensione. Qua dalle fusine spinge, però non viene fischiato nessun fallo. Ancora una volta palla per le guerriere, messa male la difesa di Ferrara perché Tanic è rimasta fuori posizione. Anna Pozzar, fallo di Crosta, 9 metri. Buna, Anna Pozzar, scarico per Buna, dai 9 metri Buna, grandissimo gol di Nina Buna. Un bacio alla traversa e palla in rete, terza rete, seconda rete consecutiva per le guerriere, la terza del match, di nuovo sul meno 3. Bernardelle tiene per un attimo, palla di Tanic per Soglietti, viene fischiato un fallo precedente. Palla di Redda bollente, time out di Britos. Time out di Britos in una circostanza a dir poco concitata del match, mette un punto e virgola con un time out Carlos Britos. Minuto di sospensione chiamato dal tecnico ospite in un momento in cui Ferrara ha subito due reti ravvicinate, vedendo rapidamente sfumare quel gap di 5 reti che però ovviamente in questa fase del match è da considerarsi prematuro. È ancora lunghissima la partita, abbiamo appena sorpassato il quarto di gara. Si torna a giocare. È entrata Chiara Ferrara intanto con il numero 6 per Ferrara, appunto. Ferrara, scarico per Soglietti. Fallo in attacco, fischiato contro Tomova. Pallone per le guerriere, voleva lanciare dalle fusine. Non cade in tentazione il capitano, che manovra fino ai 6 metri avversari, forza però il tiro dalle fusine, ancora una volta senza trovare la porta di Villoslada, e dunque guerriere che rapidamente devono ripiegare in difesa. Tanic, Crosta, trova in qualche modo la via della rete Martina Crosta, pur con qualche ostacolo nel suo tragitto. Martina Crosta riesce a trovare lo spazio per andare alla conclusione, soprattutto per trovare la settima rete per Ferrara. Buna, Anna Pozzer, Barresi. Buna, ancora Anna Pozzar, la veloce per Young che però fatica a controllare il pallone.
Si rammarica Tanic perché era un passo dall'intercetto, invece si riparte dai 9. Barresi, uno contro uno con Marrocchi, di nuovo Anna Pozzer, Buna, il tiro di Nina Buna, la parata di Viljoslada. Ottimo l'impatto nel match di Viljoslada, che ha subito 3 reti in questo primo tempo, chiaramente frutto anche di molte parate messe a segno dal portiere ospite. Crosta, scarico per Tanic in angolo da Ferrara, chiude bene Anna Pozzer, dunque di nuovo verso il centro Ferrara. Soglietti, palla per Marrocchi, braccata da due giocatrici delle guerriere Malo. Sempre la Inna, uomo sotto Mova. Tanic la porta verso l'esterno, Barresi però concedendo un 7 metri. Tomova dalla linea, fuori, non inquadra anche lei la porta dai 7 metri, basse percentuali oggi dalla linea da entrambe le parti. Buna esce male dalla difesa di Ferrara, alza un braccio Martina Crosta, si prende le proprie colpe, quarta rete delle guerriere. Martina Crosta però subito dall'altra parte in accelerazione, difende ottimamente Buna e dunque 9 metri per Ferrara, sempre sul meno 3 le guerriere Malo. Soglietti, Crosta, Tanic. Ottimo il servizio nuovo per Crosta, che trova uno spiraglio tra le gambe di Diulgarova. 8 per Ferrara, 4 per le guerriere Malo. Quando stiamo per arrivare al minuto numero 20, concluso in questo momento. C'è un tocco intanto, forzato ancora una volta Buna. Tocco della difesa, palla ancora per le guerriere. Buna, Anna Pozzer, c'è da ripetere la rimessa in gioco perché Bernardelli non era ben posizionata con un piede sull'angolo del campo. Barresi intanto rientrata in campo mentre sembra aver qualche problema fabbricatore, ancora non al 100% in panchina, mentre Barresi non si guadagna un 7 metri perché gli arbitri non glielo concedono e dunque Ariosto Ferrara velocemente dall'altra parte. Fallo di Anna Pozzer su Ferrara. Crosta a uomo, la in su Tomova e Bernardelle su Tanic. Crosta in angolo da Ferrara, che ha tantissimo spazio per andare a infilare sotto la gamba di Ulgherova. Ferrara sul più 5. Taglia a doppio pivot Bernardelle. Pallone tra le mani di Anna Pozzer che va con una finta a eludere la marcatura della difesa di Ferrara. Volevano i passi le giocatrici ospiti, non sono d'accordo gli arbitri. Anna Pozzer trova la quinta rete. Ancora difesa praticamente a tutto campo quasi delle guerriere Malo. Crosta supera Buna con un ottimo scavalcamento. Martina Crosta fulminea nella propria esecuzione del gesto tecnico a fare 10 per Ferrara. Buna, Anna Pozzer, ancora lei da infilarsi, c'è spazio per la in che però è senza ritmo e dunque non può andare al tiro. Buna, scarico per Young, qualche problema a controllare il pallone, c'è un fallo fischiato dall'arbitro di campo e dunque ancora palla in mano per le guerriere Malo. Anna Pozzer, Barresi, Buna, ancora Barresi, Anna Pozzer, palla per Buna, prova il suggerimento per Young, Tomova ha capito tutto, pallone in qualche modo raccolto ancora dalle guerriere con Bernardelle che trova la sesta rete per le guerriere Malo. Sfortunata la Riosto Ferrara perché non è uscita
con il pallone tra le mani dal rimpallo, e dunque il pallone di nuovo abile per le guerriere Malo, che hanno trovato la sesta rete del proprio match. Tanic, scavalcamento su Buna, tiene la difesa di Malo in angolo da Ferrara. Tanic, Marrocchi, marcata uomo Tomova dalla in Barresi, ancora Marrocchi, va a servire Crosta, ancora lei, ancora Martina Crosta, vero valore aggiunto in fase realizzativa dell'Ariosto Ferrara oggi. In velocità ora Malo, Young, due minuti per Tomova. Tomova si lamenta perché la marcatura di Lain uomo, quando l'Ariosto Ferrara attacca, non la lascia, non le lascia tregua, anche in maniera fallosa secondo la giocatrice bulgara. Invece ora lei alla prima trattenuta di maglia è stata punita con i due minuti. Ora Malo con la giocatrice in più, Bernardelle, sfortunata Chiara Bernardelle, senza tocco della difesa, e dunque palla che torna nelle mani dell'Ariosto Ferrara dopo il palo colpito da Chiara Bernardelle. Quando entriamo negli ultimi 6 minuti di questo primo tempo, Ferrara avanti di 5 reti. Soglietti, Crosta, Marrocchi in angolo da Ferrara, questa volta va al tiro Chiara Ferrara e segna soprattutto la rete numero 12 per l'Ariosto Ferrara. Forza ora la formazione di casa, rischia il piede Barresi, in qualche modo riesce a ritrovare il contatto con il pallone. Buna, Anna Pozzer, cavalca tutti per andare dalla in, tocca a Viloslada ma non basta, grande giocata di Anna Pozzer a liberare in ala la in. Cavalcato due compagni nella rotazione per andare a trovare la propria ala destra. Malo di nuovo sul meno 5, perde il pallone Soglietti, riparte Malo in velocità, Young guida la transizione, fa tutto lei, Melanie Young con un tiro liftato sopra la testa di Viloslada, trova l'ottava rete per le guerriere Malo. Crosta, passi commessi da Martina Crosta, reclama tutta la panchina di Malo per che Ferrara avesse e mentre giustamente l'arbitro fa rettificare la posizione di Bernardelle perché era all'interno dei 9 metri avversari. Panchina di Malo che reclamava perché Ferrara a loro giudizio aveva allontanato il pallone dal punto della ripresa del gioco, non secondo gli arbitri, con Malo che ora ha il pallone del meno 3. Barresi, Lain, Anna Pozzer, palla per Buna, un po' schiacciata troppo sui 6 metri senza ritmo Malo, palla però per Bernardelle che invece può andare a prendere velocità per andare al tiro, ma Viloslada fa una parata mostruosa con l'aiuto del palo, ancora una volta decisiva Viloslada. Ferrara di nuovo col pallone tra le mani. Crosta, Marrocchi, Ferrara, ancora Marrocchi, supera Barresi e trova la parata però di Dulgherva. Non c'è fallo secondo l'arbitro di fondo e dunque Ferrara è mai posizionato in difesa. Barresi prova ad approfittarne, Buna si lascia sfuggire il pallone tra le mani, fa in tempo a tornare in difesa Fernanda Marrocchi, dunque palla di nuovo per le guerriere Malo che però ora dovranno attaccare in maniera ragionata e a difesa schierata. Buna, Anna Pozzer,
intercetta per un attimo Martina Krusta, c'è però la palla ancora nelle mani della squadra vestita di blu. Azione confusa, c'è un 9 metri, 2 minuti abbondanti al termine di questo primo tempo. Anna Pozzer, Buna in angolo dalla in, senza ritmo e dunque ancora destinata a tornare verso il centro della manovra. Invece no, perché la in prova a trovare la via della rete, trova un 7 metri che non ha messo 2 minuti per Chiara Ferrara, invenzione da parte di Daria Lain che dal nulla va a cambiare direzione andando a puntare dritta verso la porta, conquistandosi un 7 metri prezioso in questa fase del match. Barresi contro Vidoslada, rete di Micaela Barresi, meno 3 Guerriere Malo, e ora Ferrara con l'inferiorità numerica fino al termine della prima frazione. De Santis, entrata a far parte della partita ormai da qualche minuto. Ancora Martina De Santis, scarico per Krusta, non c'è fallo e dunque Guerriere Malo di nuovo in contropiede. Young, il palleggio, l'affronto con Viloslada e però la centra sulla coscia Melanie Young, spreca la formazione di casa. Ferrara corre dall'altra parte, nonostante l'inferiorità numerica. Krusta, scarico per Tanic, Soglietti da pivot. Fallo di Barresi, aveva chiamato un colpo al volto Tanic, non è d'accordo l'arbitro che anzi la richiama ad essere meno palese nel subire i contatti. 2 minuti intanto per la in e non è il primo. Due minuti per la in, dunque Guerriere rimangono in 6 giocatrici, così come la Ferrara. Tanic con un pezzo di talento, Mariana Tanic di nuovo sul più 4 Ferrara, cambio di direzione ottimamente eseguito dalla numero 9 ospite. Ferrara di nuovo sul più 4, parità numerica in campo con entrambe le squadre di inferiorità numerica. Anna Pozzer, ancora una volta il servizio per tentato per il pivot che però non può agganciare perché è troppo marcata Young. Ultimi 10 secondi, Tomova spinta verso l'esterno da Barresi, non c'è fallo e dunque ultimi 5 secondi per Malo per andare dall'altra parte, troppo lontana però la formazione di casa, non trova un tiro pulito Nina Buna, proteste da parte di Ferrara per un eventuale 7 metri ai danni di Tomova. Non sono d'accordo gli arbitri. Ferrara torna negli spogliatoi avanti di 4 dopo aver vissuto anche per alcuni tratti del match sopra di 5 e di 6 reti. Le guerriere hanno mostrato un'iniziale difficoltà in fase realizzativa nei primi 15 minuti, nei secondi 15 minuti si è distesa la formazione di casa in fase offensiva, mentre c'è un giallo per Britos. Tanic va a reclamare dagli arbitri un colpo subito, fatto sta che per ora le squadre rientrano negli spogliatoi per i prossimi 10 minuti di pausa. A fra poco.
Ben ritrovati dal Paradeleda di Malo per il secondo tempo della sfida tra Guerriere Malo e Ariosto Ferrara, con Ferrara che conduce dopo i primi 30 minuti avanti di 4 reti, 13 le reti messe a segno dalla formazione ospite, 9 invece le reti messe a segno dalle Guerriere Malo. Scontro salvezza, anche se siamo solamente alla settima giornata, quello oggi di scena del Paradeleda, con Ariosto Ferrara attualmente ancora a quota 0 punti, Guerriere Malo invece penultime a quota solamente 2, grazie anche e solamente a una vittoria a tavolino contro Erice. Dunque entrambe le formazioni che devono ancora conquistare punti sul campo. Meglio Ferrara nel primo tempo, anche se le Guerriere nel finale hanno mostrato segnali di vita. Qua intanto subito palla per Fabbricatore, Ferrara torna sul più 5 nel primo tempo, è arrivata fino al più 6 la formazione di Britos, vedendosi poi rimontata dalle Guerriere Malo fino al meno 3. Ora di nuovo 5 reti di distacco tra le due squadre, Guerriere Malo in inferiorità numerica a causa l'esclusione di Lain nel finale della prima frazione. Dalle Fusine Anna Pozzer, Nina Buna, palla per Barresi, però troppo impreciso il pallone, Viloslada lancia subito dall'altra parte, Dalle Fusine ci mette una pezza e completa il recupero. Anna Pozzer legge bene la traiettoria Dalle Fusine, riconquistando il pallone per le Guerriere. Con calma ora, con la Inna anche di nuovo in campo, dunque 7 contro 7, le giocatrici sul 40-20, Anna Pozzer, Buna, vuole andare della Inna che però è marcata uomo da Tanic, dunque si esplorano altre vie, Dalle Fusine, il palleggio, il pallone perso e dunque Ferrara che lo riconquista, Tomova servita da Soglietti, Tomova supera la propria connazionale Dulgherova, andando a trovare la rete numero 15 per Ferrara che torna sul più 6, su quel più 6 che è stato il massimo vantaggio nei primi 30 minuti. E ora le Guerriere sono chiamate necessariamente ad una reazione. Dalle Fusine, Anna Pozzer, Buna, lei che è un ex della partita. C'è difesa in area di Fabbricatore, non c'è niente però perché Barresi trova comunque il modo di tirare, gli arbitri non puniscono la difesa di Ferrara che si presenta dall'altra parte, Fabbricatore non attacca e dunque torna verso il centro, crosta probabilmente la migliore in campo del Ferrara nel primo tempo, in qualche modo il pallone arriva da Marrocchi che sbaglia clamorosamente dai 6 metri, dunque palla di nuovo nelle mani di Dulgherova che la rimette in gioco verso le proprie compagne. Anna Pozzer, Dalle Fusine e di nuovo Anna Pozzer, Buna, scarico per Anna Pozzer, Dalle Fusine, prova a trovare la chiave per scassinare la difesa avversaria Malo, pallone per Buna, reclamava un piede la panchina di Ferrara che però non viene fischiata da parte degli arbitri, Marrocchi rimette il pallone in gioco velocemente, Crosta ha dato un occhio a Tomova, ancora una volta marcata a uomo da Lain, dunque di manovra senza la giocatrice bulgara, Crosta prova ad andare in angolo da Fabbricatore, palla persa da Ferrara, Dalle Fusine guida il contropiede, toccata da Tomova e 2 minuti appunto ancora per Mari Tomova, con Dalle Fusine che trova il massimo, trova la rete del meno 5 per le Guerriere, la superiorità numerica per i prossimi 2 minuti. Anche Tomova non è alla prima infrazione, così come la Inna invece nelle Guerriere Malo, loro due sono giocatrici dal peso specifico anche tra le maggiori e gravate entrambe da 2 esclusioni di 2 minuti. Marrocchi, il no look per Martina Crosta, che tandem tra Marrocchi e Crosta, rete di Ferrara. Di nuovo sul più 5 l'Ariosto. Marrocchi e Crosta che hanno giocato insieme
nell'Olimpica d'Ossobuono qualche anno fa. Sono ritrovate entrambe a Ferrara nella formazione emiliana, con Marrocchi che è tornata a vestire la maglia della Giusto Ferrara dopo qualche anno. Crosta invece la veste già da qualche stagione, proprio dopo l'ultimo campionato disputato in A1 dall'Olimpica d'Ossobuono. Mentre intanto Malo trova la 12ª rete. Tanic, Marrocchi e Fabbricatore. Marrocchi, una finta, si ricava lo spazio per il tiro, nessun fallo e dunque Dilgherova che rimette in gioco dalle fusine, il contatto con Crosta. Senza però fallo, perché si riparte dalla linea lunga del campo e dunque pallone per le guerriere, cambia poco perché le guerriere comunque hanno il pallone del meno 3. E dopo essere state sotto di 6 qualche minuto fa, non è un dettaglio. Bernardelle c'entra in pieno Viloslada, 2 minuti e 7 metri. Fallo lo commette Capitan Soglietti. Un altro viaggio dei 7 metri per le guerriere Malo. E soprattutto un altro 2 minuti per l'Ariosto Ferrara, che rimane con 5 giocatrici sul terreno di gioco. Barresi contro Viloslada dalla linea. Tiro alla rete di Micaela Barresi. Ecco il meno 3 delle guerriere Malo, che qualche minuto fa abbiamo chiamato ad una pronta reazione che è arrivata istantaneamente. Sempre la in a pedinare per tutto il campo Tomova. Tanic trova lo spazio per andare al tiro. Dilgherova è colpevole. Ferrara torna sul più 4. Dalle fusine, un'autostrada davanti a sé, c'è ancora una volta la parata di Viloslada, che insieme a Crosta si sono dimostrate le due giocatrici migliori in campo per l'Ariosto Ferrara, mentre Crosta intanto arriva in ritardo a contatto con Bernardelle. C'è il 7 metri fischiato ancora una volta per le guerriere Malo. Entra Vitale, esce Viloslada per provare a trovare una via per nuova per intercettare il tiro dei 7 metri di Barresi. Il tiro di Barresi, la rete del numero 77, ancora una volta le guerriere sul meno 3. Fabbricatore per la tangente verso la porta, difesa da Dilgherova, di nuovo sul più 4 Ferrara. In velocità ora Malo, forte della superiorità numerica. Anna Pozzer forza il tiro, 7 metri ancora una volta. C'è una spinta in fase di tiro su Anna Pozzer e ancora una volta 7 metri per le guerriere. Di nuovo Barresi, questa volta a sfidare Viloslada, non c'è il cambio tra i pali. Barresi contro Viloslada, il tiro ancora, la rete di Micaela Barresi. Cecchino infallibile dalla linea, sta per rientrare Soglietti, sta per tornare in parità numerica in campo. Rientra a far parte della partita Bijevac, facendo respirare la in. Bijevac che va a svolgere lo stesso identico compito che ha svolto la in in fase difensiva fino ad ora, cioè la marcatura uomo su Tomova. Mentre Tanic trova in qualche modo la rete ancora una volta, forse Dilgherova poteva fare qualcosa di più. Fatto sta che Ferrara torna sul più 4 e la in ritorna a occuparsi della fase offensiva delle guerriere Malo, posizionandosi sull'ala destra. Anna Pozzer dalle fusine, ancora Anna Pozzer e Barresi in angolo dalla in, che raccoglie il pallone quasi sui propri piedi, dunque non può avere il tempo di andare al tiro. Anna Pozzer in qualche modo per la sorella Marta, era una grande giocata di Anna Pozzer. Marta Pozzer però si guadagna un 7 metri, ancora causa difesa in area. Ancora una volta dalla linea Malo, che sta ottenendo tantissime occasioni per andare al tiro dei 7 metri. Barresi questa volta però fallisce dopo aver
segnato ininterrottamente negli ultimi 5 minuti dalla linea dei 7 metri, sbaglia Micaela Barresi e sbaglia in un frangente pesante, perché ora Ferrara la palla del possibile P5. Non smette per un secondo il pubblico del Pala dell'Edda a sostenere le proprie beniamine. Tanic, 7 metri questa volta, dalla linea ci andrà Ferrara, non fiata nessuno, giusto il provvedimento da parte degli arbitri. Tanic aveva superato la marcatura di Barresi, che in qualche modo ha fatto quel che poteva per ostacolarla. 7 metri, Tanic contro Diulgherova, rete di Tanic alla destra di Diulgherova, torna sul P5 Ferrara quando siamo vicini ad entrare nell'ultimo terzo di gara. Barresi fa tutto lei da sola, questa volta non c'è un 7 metri che però sembrava poterci stare. Lancio dall'altra parte per Fabbricatore, che schiaccia sul parquet in fila all'incrocio dei pali. Ferrara in un battibaleno si porta dal meno 4, dal più 4 al più 6, sfrutta le occasioni che gli si porgono davanti per andare a dilatare nuovamente il punteggio, ancora sul massimo vantaggio Ferrara, sempre quel più 6 che abbiamo visto già ormai per la terza volta in questo match, sempre prontamente smorzato e diminuito dalle guerriere. Vedremo se riusciranno anche in questa circostanza a farsi sotto nel punteggio. Qua intanto Viloslada probabilmente era uscita dai 6 metri, non se ne vedono gli arbitri. Palla di nuovo per Ferrara che va dall'altra parte, Tomova non subisce fallo, Diulgherova può lanciare, lo fa per Bijevac dai 6 metri, Jovana Bijevac trova però solamente l'esterno della rete, troppi errori in attacco per le guerriere Malo che sbagliano anche in questa circostanza, rimangono sotto di 6 reti. Manovra Ferrara sempre senza l'aiuto di Mari Tomova, marcata uomo da Bijevac. Soglietti, infrazione dell'Ariosto Ferrara, dalle fusine catapulta per Young, placcata da Tomova, palla che arriva a Bernardelle che però deve fermare la propria manovra, dovrà tornare dai 9, Malo rimette subito in gioco Bernardelle, esce Young, rientra Anna Pozzer nel ruolo di centrale. Malo che ha bisogno di gol per riprendere vita. Anna Pozzer, Barresi, doppio pivot, in doppio pivot Bernardelle, Barresi però usa l'esca di Bernardelle per andare a provare il tiro, c'è il fallo, trova i 9 metri, ancora Barresi, in sottomano Micaela Barresi, c'è una deviazione di Fabbricatore, è sfortunata il numero 17 ospite, guerriere invece questa volta che con un pizzico di fortuna trovano la rete. Nuovamente su meno 5 la formazione di casa. Tanic, si incunea Tanic, 7 metri, difesa in area. Tanic dalla linea, rete di Mariana Tanic, spiazza di Diulgherova e time out di Sabino. Torna nuovamente a più 6 l'Ariosto Ferrara, time out di Sabino per provare a ritrovare la retta via, per provare a organizzare qualcosa di nuovo, per tentare di scalfire queste 6 reti di svantaggio che negli ultimi minuti si sono fatte costanti, che dunque hanno complicato nettamente la possibile risalita delle guerriere Malo.
Ferrara ora che con 6 reti di vantaggio sicuramente non può permettersi di staccare la spina, perché mancano meno di 18 minuti al termine di questo match, però sicuramente 6 reti sono un vantaggio non indifferente per una formazione che fin qui non ha ancora conquistato punti e che ora vede davanti a sé una ghiotta opportunità invece per muovere finalmente la classifica. Si riprende a giocare, rientrata Martina De Santis intanto. Dalle Fusine Barresi, la in è ancora il capitano, di nuovo dalla in, deve tornare indietro da Dalle Fusine. Servizio per Young che si è mossa benissimo sulla linea dei 6 metri e ha trovato il gol, il 17° gol per le guerriere Malo. Bellissimo movimento di Young, servita da una compagna e abile a infilare la porta avversaria. Tanic, palla per Crosta, in angolo di nuovo da Fabbricatore che prova il lob sopra la testa di Giulgerva che però non cade nel tranello di Fabbricatore e rimette in moto le proprie compagne. Dalle Fusine, forse c'è un piede, infatti viene fischiato il fallo e 9 metri. Buna, Dalle Fusine, pallone del possibile meno 4 per le guerriere. Bernardelle, Dalle Fusine, si muove Young sulla linea, il tiro di Dalle Fusine, non c'è fallo, anzi sì, un istante di ritardo, rimane a terra però dolorante il capitano delle guerriere Malo. Barresi, Dalle Fusine, Buna, scarico ancora per Dalle Fusine. Barresi si decentra e trova la parata di Viloslada che è molto fortunata perché il pallone le era passato tra le gambe, però in qualche modo Viloslada ci ha messo i piedi e con un piccolo aiutino della dea bendata riesce ad uscirne senza subire reti. E dunque Ferrara di nuovo per ristabilire quel famoso più 6 che abbiamo ormai nominato più e più volte in questo match. Crosta ha il problema di servire una giocatrice, Tomova si libera, il palo colpito da Mari Tomova. Bernardelle ha dei problemi a raccogliere il pallone in qualche modo, bravissima Chiara Bernardelle a rimediare al proprio errore di controllo. Young spinta sicuramente da Fabbricatore, però ha invaso l'area Melanie Young, non c'è il gol e dunque pallone riconsegnato a Ferrara. Crosta, Tanic, Marrocchi, Crosta, lo scavalcamento, il pallone per Marrocchi, glielo ruba Michela Barresi, lancia in contropiede Bernardelle, da sola contro Viloslada, ancora Viloslada, mostruosa parata incredibile del portiere dell'Ariosto Ferrara. Che parata di Marta Viloslada che tiene in piedi il vantaggio costruito dalle proprie compagne in fase offensiva. Tanic, servizio per Crosta, in angolo subito da Soglietti, parata di Diulgerva e palla di nuovo nelle mani delle guerriere. Young, Buna, in angolo da Bernardelle, velocemente da Barresi, c'è Young libero sui 6 metri, non viene servita. Buna, il tiro facile per Viloslada, c'è il tocco di Bijevac e dunque pallone perso dalle guerriere.
Ancora una volta Villaslada, decisamente più semplice questo intervento rispetto a quello precedente, a tu per tu con Bernardel, però ancora una volta attentissima Marta Villaslada. Tanic, scarico per Krosta che ha tantissimo spazio centralmente, ma una parata pazzesca la fa anche di Ulgerova. Il pallone era già uscito secondo gli arbitri, dunque pallone, l'ultimo tocco di Ulgerova. Non è d'accordo Sabino. Krosta, c'è libera Soglietti sulla destra, servita però con un attimo di ritardo, vicino al passivo però ora Ferrara. Soglietti, Krosta, Tomova, eccolo il braccio del passivo alzato, Bijevac prova di vincolarsi, Krosta, c'è un fallo, 9 metri. Tomova, palla per Soglietti, dall'ala destra Katia Soglietti, sotto la gamba di Ulgerova, di nuovo avanti sul più 6 Ferrara. Dalle fusine, si infila dalle fusine, si guadagna un 7 metri. Dalle fusine, dalla linea la parata di Villoslada che oggi si vuole prendere la palma di MVP. La vuole togliere a Martina Krosta che nel primo tempo sicuramente è stata la giocatrice determinante in fase offensiva per l'Ariosto Ferrara. Ora però nel secondo tempo Villoslada sta facendo gli straordinari. Tomova, gran servizio per Tanic che si posiziona nel ruolo di pivot, riceve e scaglia alle spalle di Ulgerova. Barresi in angolo da Bernardelle, sul primo palo Chiara Bernardelle. Ariosto Ferrara, Tanic, scarico per Marrocchi, era bella l'idea, un po' meno l'esecuzione, pallone difficile da controllare per Fernanda Marrocchi, c'è liberissima Bijevac sulla destra, Buna ha il problema però di andare a controllare il pallone per servire a una compagna e dovrà accontentarsi di un 9 metri, aveva trovato però la rete Buna e dunque questo è il motivo delle proteste delle guerriere Malo. Barresi, Anna Pozzer, Buna, ancora Anna Pozzer, Barresi, sotto passivo Malo, Lain, scarico per Buna, ben servita il tiro di Nina Buna, non c'è nessun fallo, quindi sicuramente lascia qualche dubbio questa decisione. Fatto sta che Ferrara di nuovo la palla del più 6. Fabbricatore, Tanic, Krosta, difesa da Buna, si gioca, Soglietti, Tanic prova a liberarsi in qualche modo Tomova, Tanic invece si guadagna un 2 minuti, 2 minuti ai danni di Buna, un Tanic che rimane a terra, viene chiamato l'intervento medico velocemente. Colpo al volto per Mariana Tanic. E ora Ferrara ha l'opportunità di siglare i gol che possono chiudere il match, che mancano meno 10 minuti al termine. Krosta,
Stanic, Tomova, esce su di lei Barresi, fallo 9 metri, anche scorrere il tempo può essere una buona soluzione per Ferrara. Soglietti, crosta Tanic in angolo da Fabbricatore, velocemente da Marrocchi con il piede di Ulgarova e dunque palla buona per le guerriere, che anche in inferiorità numerica ne escono senza gol subiti, però ora hanno l'arduo compito di andare a trovare la rete del meno 4, che lascerebbe ancora sicuramente le speranze da parte per la formazione di casa. Ma non verrà senza pivot la formazione di Sabino. Barresi ora si posiziona Young da pivot. Lain, Anna Pozzer sbatte su crosta, dovrà tornare dai 9 Malo. Bernardelle verso il centro, Barresi va al tiro, la deviazione del muro e dunque palla ancora buona per Malo, che però deve affrettare le operazioni. Barresi rischia l'intercetto, crosta, esce però con il pallone tra le mani Barresi, ancora 9 metri, sotto passivo Malo, Barresi aggredita da Fabbricatore, deve accelerare sicuramente Malo perché l'inversione di possesso è vicina. Anna Pozzer, scarico per Young, ancora 9 metri e ora si potrà solo andare al tiro perché anche i 6 passaggi penso che siano esauriti. Barresi, il tiro, la parata ancora una volta di Viloslada, baciata dalla bendata, ma ci ha messo una pezza Viloslada per mandare quella palla sul palo, ancora una volta decisiva Marta Viloslada. Soglietti, crosta tra primo e secondo, Martina crosta, sguscia tra le maglie delle guerriere Malo e va a firmare il nuovo più 6 per Ferrara. Per la quarta volta Ferrara torna sul più 6 e ora però con 6 minuti al termine del match sembra essere la volta buona per chiuderla questa partita. Le guerriere non stanno segnando da tantissimi minuti. Barresi si infila, ma Viloslada è un muro. Dall'altra parte Ferrara, Soglietti, Marrocchi, parata di Ulgarova, non c'è 7 metri, protesta Marrocchi. Lain, nonostante il tocco di Tomova, riesce a raccogliere e segnare la rete del meno 5, quando mancano 5 minuti e 20 al termine. Entriamo negli ultimi 5 minuti, crosta, uno contro uno con Buna, lo scarico per Soglietti, non raccoglie il capitano della Riosto Ferrara, dunque Malo di nuovo col pallone tra le mani, Anna Pozzer guida la transizione, crosta però intercetta, serve Fabbricatore che vola davanti alla porta di Dulgarova e segna la rete del nuovo più 6 per la Riosto Ferrara, 4 minuti e 30 al termine. Ferrara vicinissima alla prima vittoria del proprio campionato. Buna, ancora Viloslada, questa volta non difficile intervento centrale, la conclusione di Buna. E ora per metterci una pietra sopra, con tutta la calma del mondo, Tanic, crosta, Soglietti, crosta, Soglietti, cade a terra, guadagna qualche secondo, cade a Soglietti, 9 metri, chiamano schema Tanic, sotto passivo Ferrara, Soglietti, crosta, si libera, va da Fabbricatore, tornerà da crosta, ancora Martina Crosta, centrale, a due mani di Ulgarova, che deve rimettere in gioco veloce, però Ferrara difende profondo. Anna Pozzer subito in angolo da Bernardelle,
che ha dei problemi a controllare il pallone, la palla è uscita e dunque le guerriere Malo cestinano un altro possesso. Sicuramente sono mancate le reti nella fase finale del match per Malo, reti che invece sono arrivate nella prima metà del secondo tempo. Astinenza letale invece nell'ultima fase del match, cosa che invece non ha caratterizzato l'Ariosto Ferrara. Crosta l'inserimento per Fabbricatore, la palla in qualche modo arriva da Marrocchi che invade l'area, aveva parato comunque Dulgherova. Anna Pozzer, Barresi, meno di 3 minuti al termine, Ferrara vicinissima ai 2 punti. Bernardelle, Anna Pozzer, Barresi, si infila tra seconda e terza, 7 metri e 2 minuti. 2 minuti per De Santis, andrà dalla linea Malo. Vediamo se Biloslada pare anche questa. Dalla linea Barresi contro Biloslada, un muro Marta Biloslada. Che partita del portiere ospite, indiscusso protagonista, MVP, diamogli tutti i titoli che vogliamo. Sicuramente lei che ha messo una firma su questi 2 punti per l'Ariosto Ferrara. Crosta per Marrocchi, gioco, partita, incontro, Ariosto Ferrara, 2 minuti al termine, si alzano alcuni spettatori dal Pala dell'Edda, ormai esito scritto, Ferrara sbanca il Pala dell'Edda, ultimi 2 minuti solamente per le statistiche. Silenzio quasi tombale che ricorda i tempi a porte chiuse per nel Pala dell'Edda, un pubblico che ha spinto come poteva con tutto il frastuono possibile le proprie beniamine, non è bastato però a fronte di un Ariosto Ferrara deciso a conquistare questi 2 punti, raggiunto a un bivio della propria stagione la formazione emiliana. Sicuramente tanto di questa vittoria è da assegnare a Marta Biloslada, però ovviamente anche le proprie compagne hanno giocato una buona partita in fase offensiva. Mentre intanto manovra Barresi, scarico per Young, ancora una volta Biloslada, c'è 7 metri e 2 minuti però per Martina Crosta, anche se ormai ogni provvedimento conta veramente poco, che mancano 47 secondi al termine. Cambio della guardia tra i pali, entra Gabriella Vitale a provare a stoppare il 7 metri di cui si occuperà questa volta la in. Rete di Lain, rete numero 22 per le guerriere. Ultimi 30 secondi, rientrata intanto De Santis. Tomova che ora trova lo spazio che non ha avuto praticamente per tutta la partita perché è stata marcata uomo per 60 minuti, Mari Tomova. Ora trova qualche rete, lei che nelle ultime gare ha segnato gran parte delle reti da parte dell'Ariosto Ferrara, ne aveva segnate ben 43 in queste prime 6 partite di campionato. Mentre le guerriere trovano l'ultimo gol valido solamente per le statistiche, perché la sirena suona e dunque l'Ariosto Ferrara espugna il Pala dell'Edda di Malo battendo le guerriere Malo 29-23, trova i primi 2 punti della propria stagione, aggancia a quota 2 punti appunto le guerriere Malo, la formazione ospite. Guerriere Malo che rimangono ancora alla ricerca dei primi punti sul campo, perché i 2 punti in classifica sono giunti da una vittoria a tavolino. E dunque guerriere Malo che nel prossimo match dovranno necessariamente affrontare e conquistare punti che ormai sono
ossigeno a pieni polmoni e soprattutto in uno scontro diretto sul campo di Leno. Ferrara invece che giocherà un altro, anche un altro scontro diretto contro il Mezzo Corona, riceve gli applausi da parte del proprio pubblico la formazione di casa. Ribadiamo il risultato finale: Ferrara, Ariosto Ferrara batte 29-23 le Guerriere Malo. Da Alberto Braioni è tutto, un saluto e un buon proseguimento con i programmi di Eleven Sports.